Sono Nicolas Visintin, vengo da Gorizia e sono il membro diciamo più vecchio della squadra, ho 31 anni. Passione per il parkour nasce da quando sono piccolo. Abitavo in una casa vicino a un parco e piuttosto che stare davanti alla TV io scendevo in strada e scendevo in parco e mi arrampicavo sugli alberi, sui monumenti vecchi e ero sempre attivo. Per me il parkour è senso di libertà, capacità di controllo del proprio corpo, sia a terra che in aria, facendo le evoluzioni. Quando lo pratichi diciamo che sei tu in questo momento concentrato su quello che stai facendo e tutto quello che ti circonda, problemi e altro non ci sono, quindi questo è il senso più profondo secondo me che ti dà questo sport. È una continua ricerca del proprio limite per poi poterlo superare. Il monkey è uno degli elementi base del parkour e si utilizza per superare gli ostacoli di media altezza. Si effettua appoggiando le mani sopra l'ostacolo, si spinge con le spalle e si passa con le gambe in mezzo alle braccia. Il Kong, a differenza del Monkey, ha una fase di volo prima dell'appoggio delle mani, poi le gambe passeranno successivamente sempre in mezzo alle braccia.